Allora, iniziamo la serata Makers sulla base del programma che vi avevamo già presentato. Allora, velocemente vediamo quali sono i nostri obiettivi e qualche definizione che avevamo già visto. Allora, i Maker siamo noi, siamo quelli che fanno qualche cosa oppure che vorremmo fare qualche cosa. Abbiamo detto che non sapendola fare a mano, perché altrimenti saremmo degli artigiani o degli artisti, dei pittori, qualcosa, cerchiamo di farla con l'ausilio di alcune macchine o strumenti digitali che le nuove tecnologie ci hanno messo a disposizione. Però, da bravi makers, non scegliamo mai la strada più semplice, cioè di comprarci la macchinetta già fatta così, perché sennò metà del divertimento se ne andrebbe già. Quindi la prima brama che hanno i makers è quello di farsi la macchina. Noi abbiamo in mente di fare qualcosa con quella macchina, fare incidere un pezzo di legno col laser, scrivere qualcosa, tornire, fare, e anteponiamo questo risultato al fatto che dobbiamo farci la macchina. Perché sicuramente la macchina che faremo noi sarà migliore delle 250.000 macchine che hanno già fatto gli altri e vogliamo cimentarci in questa avventura. Comunque ci vuole sempre un minimo di umiltà perché a prescindere dal tipo di macchina che vogliamo fare, nel nostro caso inizieremo con un semplice plotter a penna, come questo che abbiamo qua, abbiamo già realizzato. Dobbiamo avere bene in mente oppure conoscere quelle che sono le parti comuni a tutte quante le macchine utensili hobbistiche. Quindi la vedremo in maniera più o meno dettagliata, Arduino col suo linguaggio di programmazione, il firmware che serve per interpretare i codici ISO, G-Code, che è l'unico modo che abbiamo di colloquiare con Arduino per dirgli cosa fare. Dobbiamo imparare almeno cosa sono i motori passo passo, tutta quanta la parte meccanica, le guide, la struttura fatta in vari modi, il tipo di cinematica cartesiana, Core XY, Delta, e soprattutto ci scontreremo col disegno, con il software a vari livelli, il disegno CAD di quello che vogliamo fare, il programma CAD-CAM che trasforma il disegno in linguaggio comprensibile per Arduino, quindi nel programma ISO. Ci troviamo in mano questo programma ISO che dobbiamo trasferire ad Arduino e con l'interfaccia dobbiamo dirgli ad Arduino di eseguire questi programmi. Questo velocemente è il programma delle serate e quello che noi ci proponiamo di affrontare e di spiegare. Entriamo. Scusate, avevo il PDF già fatto. Eccolo qua. Allora abbiamo detto che parliamo di macchine utensili. Ora una breve classificazione. Le macchine utensili, quelle tradizionali, sono essenzialmente manuali. Una macchina utensile fa qualcosa servendosi di un utensile che si muove rispetto ad un pezzo. Essenzialmente le prime macchine, oppure la definizione così classica, riguarda le macchine ad asportazione di trucciolo, cioè un tornio, una fresa, un trapano o macchine di questo genere. Però ci sono anche altre tecnologie che non, di macchine, sempre a controllo numerico, che non hanno per forza un'asportazione di trucciolo, ma danno altre tecnologie. Tipo, non so, la saldatura oppure l'elettrorosione a filo o altre cose. Un'evoluzione delle macchine utensili manuali è stata per un certo periodo le macchine automatiche, macchine di solito molto specializzate che lavorano senza l'intervento diretto dell'uomo,
ma che sostanzialmente fanno sempre la stessa tipologia di pezzo. Possono essere dei torni a camme che opportunamente programmati fanno solo delle viti, possono essere delle presse che stampano e fanno altre cose. L'evoluzione che ci riguarda a noi sono le macchine, non necessariamente utensili, a controllo numerico. Semplificando, possiamo dire che sono le macchine che eseguono le stesse operazioni delle macchine meccaniche in modo automatico ma programmabile mediante un computer che si chiama controllo numerico. Sono quindi un'evoluzione delle macchine manuali. Quindi alle macchine tradizionali, che vediamo qua a sinistra un tornio con tutti i volantini, con l'omino che era lì, col naso sopra il pezzo che torniva, che guardava, sono state sostituite da macchine dove l'operatore non interviene più, c'è cioè addirittura lo sportello che separa la parte pezzo e lavorazioni, e tutto quanto viene demandato al controllo numerico che è stato preventivamente programmato. Una macchina programmabile può fare diversi pezzi, come abbiamo appena detto, seguendo un programma. Andando sugli esempi semplici, abbiamo il plotter, la penna si muove sulla carta, quindi l'utensile in questo caso è la penna, che non asporta trucciola ma depone inchiostro, e si muove con dei motorini lungo asse XY. Il laser, anche questo, incide se è di bassa potenza, se è di potenza maggiore può anche tagliare, nel nostro caso taglieremo legno, nei laser industriali taglieranno acciaio, inox, plexiglass o altri materiali. Analogamente fresa, tornio o taglio polistirolo. Altre macchine non strettamente ad utensili, ma sempre controllate da controlli numerici, sono i robot e le stampanti 3D. Le macchine hobbistiche, quelle che rientrano nella disponibilità o nei sogni dei makers. Di solito la progressione standard di un makers che si avvicina a questo mondo è classica, comincia con un plotter a penna, come faremo noi, tanto per capire come funziona, se avrà la forza, il tempo e la passione di arrivare in fondo, senza buttare via tanti soldi anche. Poi l'evoluzione potrebbe essere il plotter con il laser, per incidere, il plotter più potente, come abbiamo detto, il taglio laser. Poi cominciamo la fresetta per i circuiti stampati, specie se il makers è di derivazione elettronica, quindi ha sempre sognato di farsi i circuiti in casa, anche se con 3 euro può farseli fare. E la fresa per il legno, ho detto anche pantografo a 3 assi. Quindi le macchine saranno di questo tipo, questo è un plotter laser. Poi, se andiamo sugli aeromodellisti, uno dei sogni è quello di tagliarsi le ali rastremate in polistirolo a 4 assi. Mediamente un modellista si fa al massimo una decina di aerei nella sua vita, insomma quelli normali, quindi farsi la macchina per 4 ali, però la soddisfazione non ha prezzo. Poi ci sono i hobbisti più fantasiosi, che allora una volta che hanno imparato cosa fare, non sanno più mettere a freno la loro fantasia. Questa è la famosa Edgar Bots, che è stata fatta in 50.000 versioni, e specie sotto Pasqua cominciano le pulizie, serve per decorare le uova, che questo. E non è proprio del tutto banale, perché a livello di programmazione si passa da una programmazione, diciamo, cartesiana sul piano a una programmazione pseudosferica, perché l'uovo ha anche la sua forma. Sono arrivati addirittura da montare un laser scanner che prima va a leggere la forma dell'uovo e poi fa tutte quante le varie trasformazioni e riporta le cose così. Chi ha tempo e voglia può guardarseli. Oltre a questa, che è la XBot, c'è il plotter Polar Graph, lo Spirograph, macchine per la cioccolato, eccetera. Ci sarebbe tutto il capitolo che riguarda le stampanti 3D, con le varie cinematiche, Delta, Cartesiana, Core XY, oppure le stampanti con la resina, che hanno il laser che polimerizza la resina, dette anche stereolitografia o altri nomi, che non tratteremo in questo corso, perché lì
Subentrano altre cose, temperatura, materiali, filo, e poi Claudio ci ha già erudito su questo, è un altro mondo. Quindi abbiamo detto, se noi vogliamo fare una macchina utensile che sia grande o piccola, vado troppo veloce? No, andiamo così. Abbiamo bisogno di un CN. La differenza tra quelli industriali e quelli hobbistici è abbastanza grande, ma dal punto di vista pratico noi non ci interessa più di tanto. I controlli industriali hanno un sistema di controllo ad anello chiuso retroazionato, cioè quando vado a dire alla catena cinematica dell'azionamento, motore e tutta quanta la parte meccanica, vado anche a leggere con un encoder, un resolver o con qualche altro dispositivo la posizione effettiva della macchina. Quindi se per qualche motivo l'utensile sforza di più, c'è qualche inceppamento, un asse è più caricato dell'altro, il sistema ha un doppio, ha un loop di retroazione, di controllo, che fa sì che la macchina funzioni secondo la traiettoria che ho impostato, indipendentemente da quello che succede, cioè detta così in maniera un po' spartana. Se la fresa sforza, poi subentra un discorso, un allarme in seguimento, perché io ho un controllo di retroazione che non può essere perfetto, avrò un certo PID, quindi c'è una retroazione proporzionale, integrale, derivativa, io metto degli allarmi sullo scostamento, io dico, io imposto una traiettoria. In funzione poi della precisione della macchina, quello che sta facendo, dico se rispetto alla quota teorica sei fuori di un decimo, mandami un allarme oppure prova a forzare l'asse, gli dai più corrente, gli dai più spunto, vedere se riesci a compensare. Se nonostante questo non riesci a compensare, la macchina va in allarme e si ferma. Poi di solito le macchine a controllo numerico hanno degli azionamenti che controllano 5 assi, 6 assi, vari ausiliari, no? I movimenti per il cambio utensile automatico, la compensazione della lunghezza dell'utensile, quando cambia utensile lui sa già che lunghezza, quindi automaticamente si ricalcola le traiettorie, altre funzioni, hanno un set di caratteri ISO, che vedremo poi più esteso, i codici ISO penso siano circa un migliaio e le nostre macchine ne utilizzano 5-6 per quel che riguarda la macchina che vedremo noi, le stampanti hanno il controllo della temperatura, dell'estrusore e altre cose, ne gestiscono non so, una ventina di codici ISO, quindi sia il firmware che li elabora e il processore che poi esegue le istruzioni sono di capacità limitate rispetto a un controllo numerico. Siamo anche su ordini di grandezza di prezzo diversi. Allora, le macchine hobbistiche velocemente hanno un controllo ad anello aperto, o almeno quelle che vedremo noi, perché poi ci sono i finti hobbisti che hanno sì la macchinetta piccola, ma che ha tutte le sofisticazioni e i costi di una macchina grande, però quello è un altro mondo. Diciamo, le nostre hanno degli azionamenti per motori passo passo che sono comandati ad impulsi in anello aperto. Quindi io presuppongo che ogni volta che io do un impulso a un motore, solitamente i motori che usiamo noi hanno 200 impulsi giro, come risoluzione elettromeccanica, chiamiamola così. L'avvolgimento è diviso in 200 settori. Ogni volta che io do tensione ai capi di una bobina, gli do un nord e sud in quell'istante lì, il rotore si orienta e questo giochetto viene fatto 200 volte sulla circonferenza. Quindi la risoluzione intrinseca di un motore è un 200esimo di giro. Punto. Con l'elettronica che andremo a vedere possiamo dividere questo passo
dividerlo a metà, metà della metà, metà, quindi diventa un mezzo impulso, quarto di pulso, ottavo, sedicesimo e così via, che vedremo un po' più avanti. Quindi io voglio spostarmi di un millimetro, un giro della vite, gli do 200 impulsi, Arduino dà 200 impulsi all'azionamento, l'azionamento amplifica il piccolo segnale di Arduino in un segnale di corrente più, chiamiamo così, più potente e il motore si posiziona lì. Noi ci fidiamo di questa cosa, quindi dovremmo scegliere il motore e tarare la corrente in base al tipo di macchina che vogliamo fare. Se facciamo un plotter, metteremo un motorino NEMA 17 con la cinghietta. Se vogliamo qualcosa di più che ha più forza e di più precisione, metteremo una vite senza fine. Se vogliamo andare su, dobbiamo cambiare tipo di azionamento e tipo di motore, in modo di essere sicuri di avere la potenza e quindi la forza necessaria a muovere la nostra macchina. Poi c'è da fare un discorso di velocità, perché anche un conto è muovere una cosa a una velocità bassa, quindi le inerzie in gioco sono più basse, un conto è andare su di velocità, quindi vedremo che le nostre macchinette hanno un limite proprio fisiologico, diciamo così, che a un dato punto non seguono più i nostri comandi. E il motore gira a vuoto, fischia e la macchina non si muove. Quindi si parla di perdita del passo. Tenendo ben presente questo è un limite che dobbiamo tenere presente, ma che diciamo non possiamo farci niente, perché abbiamo detto, i nostri budget, la nostra elettronica e i sistemi con cui andremo a giocare sono questi. Beh, inutile dire che passiamo da un costo per un asse di una macchina come la nostra, che può essere, non so, 15 euro, 10 euro di motore e 5 di azionamento, alle macchine industriali che partono dai 1000 euro in su per ogni asse. Ecco, allora, tra i vari tipi di controllo numerico, perché la funzione è controllo numerico, cioè interpretare i comandi di un disegno e trasformarli in impulsi per il motore, può essere fatta in teoria da qualsiasi microprocessore. Ci sono varie schede dedicate, oppure schede derivate dalle stampanti parallele o altre cose. Il mondo si è un po' aperto a questa tecnologia, è resa disponibile per le nostre tasche con l'avvento di Arduino. Quindi, saltando un po' di passaggi, diciamo che noi andremo a studiare, a cimentarci con i controlli numerici basati su Arduino. Le due famiglie, cioè, vi ho accennato prima, ma magari forse velocemente. Le macchine a controllo numerico, siccome sono nate negli anni 50, diciamo così, hanno sviluppato un loro codice di programmazione che è seguito anche dai programmi CAD-CAM, che sono quelli che dal disegno generano il programma. Allora, visto che le nostre macchine e anche i makers che vanno a utilizzarle, bene o male, o a scuola o sul lavoro, sono stati sicuramente influenzati da questa filosofia, per ragioni storiche si è mantenuto la programmazione in linguaggio ISO. Per la cronaca posso dirvi che ci sono anche altri modi di programmazione, ad esempio i robot a 6 assi che hanno delle funzioni molto più complesse, delle traiettorie diverse e non hanno magari la necessità di controllare i cicli di foratura e di fresatura, hanno un linguaggio di programmazione sui 6 assi che non è il linguaggio ISO G-Code, è un altro tipo di linguaggio. I plotter a penna che magari qualcuno di voi ha usato o altre macchine per fare i circuiti stampati,
vengono usate, venivano programmate in HGPL, che era il linguaggio di plotter, nel quale non si dava le coordinate in millimetri, ma si dava già direttamente il numero di passi che doveva fare il motore. Cioè, quindi il processore, che era un po' più sempliciotto di quelli che usiamo noi, doveva soltanto trasformare quel numeretto in impulsi, perché la preelaborazione veniva fatta già dal programma CAD-CAM, e per inciso il linguaggio HGPL non gestiva i cerchi, perché i cerchi venivano tutti quanti spezzati in polilinee in base alla risoluzione del plotter. Quindi i due motori gli veniva dato in maniera parallela: a uno spostati di 100, l'altro di 50, e lui andava via in diagonale. Ecco. Comunque, a parte la preistoria, un altro punto di fermo di partenza è il codice ISO G-G-Code. Allora, con queste due con questi due input, Arduino e linguaggio ISO G-Code, le due famiglie che si sono sviluppate, che abbiamo presente sul mercato, è quella di Arduino 1 con l'interprete ISO GRBL e la sua scheda, che vedremo. Oppure l'Arduino Mega con la scheda RAMS e il firmware Marlin o Kimbra o altri firmware che sono più dedicati alle stampanti 3D. Perché, come abbiamo detto prima, di base le stampanti 3D, oltre alla movimentazione nei tre assi, devono gestire la temperatura e vari altri controlli. Nel nostro percorso inizieremo da quello più semplice, quindi Arduino 1 e l'interprete ISO GRBL. Ok, abbiamo già fatto un bel po' di cose, no? Passiamo alla terza puntata. Allora, abbiamo definito la nostra sottofamiglia di macchine. Vediamo com'è strutturato. Aumentiamo un po' la. Eccola qua. Abbiamo detto che il motore passo passo è un motore che, per essere comandato, deve ricevere sui suoi avvolgimenti delle correnti, che passano, correnti diciamo relativamente elevate, nell'ordine di 1 ampere, 1 ampere e mezzo, 2, 4 negli azionamenti più grandi, mentre Arduino di suo gestisce soltanto segnali 5 volt e nell'ordine dei 1000 ampere. Quindi l'impulso per comandare il motore passa da Arduino attraverso un integrato che poi sdoppia questo impulso sulle due bobine del motore, perché i motori solitamente hanno 4 fili che fanno capo a 2 serie di bobine. Ci sono anche i motori a 5 fili che diciamo, vengono usati un po' meno. Visto che la nostra macchina deve muoversi mediamente su 3 assi, X, Y e Z, noi dobbiamo avere il sistema di comando suddiviso su 3 assi, su 3 canali, che devono andare via in maniera sincronizzata, praticamente in contemporanea. Allora, fare i collegamenti su una scheda prototipo di questo tipo, proviamo a ingrandire anche un po'. Diventa complicato sia per la laboriosità che c'è da fare, sono decine di fili da tirare, ma soprattutto perché uno dei difetti di Arduino, o comunque di queste schede, è il fatto che i collegamenti fatti con i jump, con i filetti così, sono abbastanza labili. Capita spesso di essere a metà del gioco e poi non funziona niente perché si stacca un filo, va in corto o altre cose.
Quindi chi ci ha sbattuto il naso prima di noi ha risolto il problema nella filosofia tipica di Arduino, cioè creando delle shield, che sarebbero degli scudi, o comunque delle schede dedicate che invece di avere questo groviglio di fili lasciati al libero arbitrio del Makers, sono tutti quanti cablati e ordinati su una scheda con un circuito stampato. Quindi noi ci troveremo un oggetto dove andare ad attaccare i nostri motori. Ecco. Prima di passare nei dettagli delle varie, della parte operativa delle varie schede, qua ho mantenuto le due strade, in modo che anche se noi andremo a scegliere questa strada, sappiate che c'è anche questa strada e magari in una seconda parte del corso vedremo anche l'Arduino Mega. Quindi vedete già la differenza anche di dimensioni, l'Arduino 1, la sua scheda controllo assi, che può portare a 4 assi, cioè 4 azionamenti per motori passo passo. In realtà gli assi sono sempre 3, perché il quarto asse è parallelato con uno degli altri assi. Per dei motivi che andremo anche forse a vedere, le prime stampanti, le Mendel, le Prusa, così per movimentare, o anche le macchine a controllo numerico, per movimentare la tavola o l'asse Z, invece di spingerlo centralmente, che potrebbe spostarsi in maniera non parallela, lo muovono con due motori. Allora, hanno due motori per l'asse Y o due motori per l'asse Z, di solito, e quindi chi ha fatto questa scheda ha predisposto un quarto asse che è solo a livello di potenza, ma non a livello di logica. Con un pin mettiamo in collegamento, supponiamo, l'asse X primario con l'asse A che diventa qualsiasi asse via dip switch, proprio è una cosa hardware, vedremo dopo. Allora, questo ha il suo firmware che noi analizzeremo, che è GRBL. Questa scheda invece, essendo nata per le stampanti, ha XYZ, il quarto asse è dedicato all'estrusore, il quinto asse è dedicato o al secondo estrusore, oppure a parallelare uno degli altri assi. Questa cosa qua non avviene in modo hardware con i dip switch come in questa, ma può essere gestita via software. Vabbè, comunque queste. Lasciamo perdere questa che è l'Arduino 1 e la RAMS, ci concentriamo su questa scheda qua, dove vediamo quello che vi ho più o meno appena detto, l'asse X, Y, Z, l'asse A e i dip switch per cortocircuitare sono questi, mi sembra, ma poi li vediamo nelle specifiche della scheda. Ecco, cosa fa il firmware? Abbiamo detto Arduino è un microprocessore che deve leggere il file ISO che gli abbiamo generato in qualche modo con un programma CAD, interpretarlo, quindi capire se io gli metto un G1 è uno spostamento lineare e in base al comando che lui legge all'inizio della riga, comandare i due motori. Quindi il microprocessore deve da un lato avere aperta la porta USB, diciamo una porta seriale, dove io gli trasmetto la riga di comando. Quindi l'Arduino deve avere un protocollo di comunicazione con l'interfaccia che andiamo
a vedere. Quindi dovremo nel firmware settargli il baud rate, i bit, cioè la velocità di trasmissione 11.500, 9.600, eccetera, il tipo di porta. Beh, la porta seriale per lui è solo una, quindi è dall'altra parte che dobbiamo dirgli dove è collegato. Poi deve interpretare i comandi, deve sapere che meccanica ho, se è una meccanica cartesiana, una meccanica delta, sapere che quanti impulsi ho bisogno per muovermi di 1 mm, quindi gli step per millimetro, qual è la velocità massima che posso mandare la macchina perché non vada non si blocchi, l'accelerazione, eccetera. Quindi deve avere dei settaggi di base della macchina e la possibilità di riconoscere il set di comandi ISO. Abbiamo detto che in realtà non ha tutto il set di comandi, quindi sarà un interprete parziale dei comandi ISO. E noi dobbiamo anche sapere, in quella versione di firmware, quali sono i comandi che lui accetta ed essere sicuri che il nostro programma di generazione di file ISO non vada a generare dei comandi che lui non conosce perché non li può eseguire e dà un errore. Quindi le cose più. Poi, sempre a livello hardware, il microprocessore, sappiamo, cioè sappiamo più o meno, credo di sapere, che ha una serie di pin di ingressi e uscite e devo dirgli all'interprete ISO, guarda che se io voglio comandare i passi del motore sono collegati al pin 14 della scheda che corrisponde al pin interno del microprocessore ed è un pin di output. Il fine corsa è collegato sul pin della scheda 22 che corrisponde a un interrupt o un coso del microprocessore, eccetera. Comunque, io che non sono elettronico e che di queste cose ne capisco poco, mi fido, cioè mi fido, mi affido all'interprete ISO che è il GRBL. Noi dovremmo soltanto conoscere quel poco di istruzioni e di informazioni necessarie per fare la taratura della macchina, quindi soltanto una piccola parte. Ecco, penso che quasi tutti qua dentro sanno cos'è Arduino, no? E quindi per la sua programmazione sanno che è necessario avere un sistema di sviluppo dedicato che oltre a scrivere la parte principale, quella di correggere, scrivere i programmi, gli sketch per Arduino, e la funzione che noi andremo a utilizzare è quella di caricare il firmware su Arduino. C'è anche una scorciatoia perché noi possiamo scaricare il firmware già compilato e trasferire il firmware ad Arduino senza usare l'IDE di Arduino. Alcuni programmi di interfaccia diciamo pannelli di controllo per le macchine a controllo che vedremo hanno questa funzionalità di caricare no, cioè puoi già scaricare, cioè la versione l'IDE poi è già compilato, quindi se uno non ha passione di Arduino, non gli interessa imparare o non vuole, eccetera, eccetera, c'è anche questa scorciatoia, oppure anche Arduino stesso può. Come? No, 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 per quanto mi concerne. Sì, se tu ad esempio compri una stampante diciamo commerciale, così tra virgolette, loro in RPTE host oppure altri pannelli ti dicono c'è la funzione carica direttamente il firmware su Arduino, quindi se uno
vuole anche questa scorciatoia. Chiaro che dopo, appena vuoi modificarla, disattivare un fine corsa, cambiare questo, cambiare l'altro, devi andarti a leggere e studiare il firmware e andare a vedere dove metterci le mani. Diciamo che una diversità tra Marlin, che è il firmware su Arduino Mega, e GRBL, che in realtà il GRBL è considerata da Arduino come una libreria. Quindi io vado a, in realtà, il programma che carica quello lì è praticamente un programma costituito da un'unica riga, include GRBL e si tira dentro questa che è vista come una libreria, che poi andremo a vedere meglio. I parametri, cioè l'80% dei parametri macchina necessari sull'Arduino 1, io posso andarli a scrivere fuori da quello che è l'IDE di Arduino, perché all'interno di GRBL stesso c'è una funzione tramite chiamate a dei comandi di interrogazione che mi permette di scrivere i passi per millimetro, la velocità massima e quelle cose lì. Praticamente sono scritti nella, chiamiamola, il quadro PROM o quello che è nella memoria non volatile di Arduino. Io gli mando un comando ad Arduino, quindi lui all'interno del suo interprete GRBL, se gli scrivo $21, lui mi restituisce il valore dei passi per millimetro che lui ha memorizzato e io gli rimando di comando $21 col nuovo valore, lui sovrascrive il valore vecchio e lo aggiorna. E, mentre nell'altro firmware che vi dicevo, bisogna aprire l'IDE di Arduino, andare su Configuration H, trovare la riga, cambiarla, ricompilarlo e ricaricarlo. Quindi per un approccio, per un primo approccio anche diciamo nostro hobbistico, anche questo è uno dei vantaggi che c'è. Allora, tra poco apriremo la documentazione specifica della scheda e dell'ISO, eccetera, eccetera. Faccio un riassunto di quello che abbiamo detto che faremo. Quindi il controllo, per noi con il controllo numerico abbiamo scelto Arduino 1. La scheda si chiama la CNC Shield. Gli azionamenti usiamo dei passo passo montati direttamente sulla Shield, che sono di tipo Polulu. Non vi ho detto che per macchine di potenza maggiore io posso prendermi il segnale, invece di andare nell'azionamento, chiamiamolo così, integrato, vado su una scatolina più grossa, quanto più grossa, quanto voglio io, e riesco a comandare un motore di qualsiasi dimensione. E quindi anche questa... è l'azionamento al driver, cioè io tolgo il driver di Arduino, se la, come la macchina che avevo presentato, quello che ho fatto anch'io, mi prendo soltanto il segnale di direzione e di passo, che è un 0,5 volt a impulso, entro su un azionamento di potenza e questo qua mi può buttare fuori 4A, 10A, quello che voglio, però sempre con motori. E quello lì è l'azionamento da 2 euro e l'altro lo vedremo così. Ecco, oggi andremo un po' avanti su questa cosa qua, mentre per quel che riguarda la meccanica, la trasmissione del moto, le guide lineari, fine corsa, lo faremo nella seconda puntata. Quindi gli utensili, noi useremo la penna ed il laser, e questa sera cominceremo già a vedere qualcosa di programmazione per quel che riguarda il controllo della macchina. Poi o Giuseppe o Alessandro, qualcuno, vi farà vedere la macchina in funzione e qual è il pannello di controllo tipico che ci troviamo di fronte come utilizzatori. Quindi noi faremo
questa sera l'inizio, cioè come è fatta la macchina e come andiamo a controllarla. Saltiamo per il momento la costruzione della macchina. Ok? Ecco, noi avevamo già fatto delle serate introduttive, comunque l'argomento era un po' così, e avevamo fatto la lista della spesa, infatti qualcuno di voi ha già realizzato mezzo plotter o qualcun altro invece ha già tutto, che ha tutti i pezzi lì, che ho visto prima, Mosè, i vari stadi, no? Quindi vi faccio vedere, per quel che riguarda l'elettronica, questa è la scheda Arduino con l'Arduino Mega con la RAMS 1.4, con i quattro azionamenti, e questo era il prezzo, più o meno non è cambiato. Questa è l'evoluzione, sempre la stessa cosa, con in più anche il lettore di scheda SD, un piccolo schermo e alcuni bottoni che fanno sì che la macchina si possa muovere in maniera indipendente senza il computer. Questa è la scheda che usiamo noi, che useremo noi questa sera, che ha questo prezzo qua. Bene. Adesso, potevo mostrarvi eventualmente, questa la do, vediamo se c'è, questa l'abbiamo vista, ecco. Questa è già un discorso di meccanica, già che c'è la foto ne approfitto. Questa è una guida, una tavola diciamo di base, può essere la base di una fresa, la base di un plotter, che è montata su delle colonne a ricircolo di sfera da 8 mm. Questo è il motore passo passo, la cinghia di trasmissione e queste sono le bussole con lo scorrimento. Questo. C'entra niente, questo è il discorso. Questo è un plotter simile a quello che andiamo a costruire noi. Questo è un altro marchingegno che hanno fatto con dei servomotori. Questo è un altro asse lineare dove c'è il motore, la cinghia di trasmissione, la puleggia di rinvio e una guida lineare per muovere. Questo è un altro esempio di macchina che ha una cinematica un po' diversa, questo si chiama SCARA, in cui le coordinate cartesiane vengono trasformate in coordinate polari, quindi c'è tutto quanto un calcolo che in base ai due raggi dei due bracci, i due motori fanno ruotare questa, quindi è una macchina diciamo a coordinate polari. Questo è un altro programma. Ok, qua non c'è niente da mostrare. Allora, potremmo cominciare con la scheda. Eccola. Allora, questo è il manuale della scheda che andiamo ad usare. Allora, ci dicono che utilizza quattro azionamenti passo passo che hanno questo integrato qua. Questa è una famiglia di integrati che è un cipettino piccolino che per essere alimentato ha bisogno di, cioè che per funzionare ha bisogno di un'alimentazione e butta fuori. Allora, queste sono li vediamo dopo. Queste sono le caratteristiche della scheda, dice che è compatibile con GRBL 0.9 e in realtà poi è venuto fuori anche l'1 e l'1.1, supporta quattro assi, può duplicare, cioè l'asse A può duplicare l'XYZ, come abbiamo detto, oppure può essere utilizzato con un firmware speciale che esula da così. Può utilizzare gli end stop, il fine corsa, e ha dei comandi per quel che riguarda le funzioni ausiliarie della macchina, come ad esempio
il refrigerante, che potrebbe essere un motorino, la ventola, oppure un motorino con una pompa che butta l'acqua sull'utensile, così. Ecco, una cosa che andiamo. Allora, noi compriamo la scheda, la mettiamo sopra il nostro Arduino e ci troviamo in mano gli azionamenti, che sono quelli che Claudio, quella lì è la scheda, ecco lì, lo shield, quello lì è Arduino, la dimostrazione come le hostess quando si inizia il volo, questa. Ecco, questa, vediamo. Ecco. Allora, vediamo che sotto, prima di montare gli azionamenti, ecco, prima di montare gli azionamenti, se uno non legge le istruzioni, la prima cosa che fa è monta gli azionamenti, poi va a leggere che sotto c'è qualcosa che doveva fare prima. Ecco, allora conviene guardarlo. Allora, quell'azionamento lì, che vediamo se c'è lo schema, no, non c'è lo schema, ha una serie di pin che se noi andiamo a cortocircuitare gli ingressi di questo integrato, lui si comporta in maniera diversa e comanda il motore, come vi ho detto, a passo intero, mezzo passo, un quarto di passo, un ottavo o un sedicesimo. Questo bisogna fare attenzione, è per questa serie di integrati, che possono arrivare al massimo a un sedicesimo. Quindi questa configurazione dei ponticelli, beh, il ponticello è fisicamente un piccolo cortocircuito, chiamiamo un bottoncino, un aggeggetto, un jump, che va infilato e mette in cortocircuito i due pin. Qua vediamo la scheda senza. No, questa è già il codice. Ecco, qua vediamo che sono montati tutti e tre. Quindi la macchina, cioè la scheda, è configurata per avere il massimo della risoluzione. Allora, vantaggi e svantaggi. Quando noi aumentiamo il numero di passi, diminuiamo la coppia del motore, perché la corrente è sempre quella, però per dargli un passo intermedio, noi non. Allora, se noi gli diamo sulla fase A e sulla fase B la stessa corrente, il motore si mette in maniera, secondo la bisettrice, dell'angolo tra le due correnti, tra le due fasi, perché le correnti sono uguali. Se io voglio andarlo a imbrogliare e dirgli invece di metterti a mezzo passo, mettiti a un quarto di passo, lavorando sempre con i vettori, fate un po' di fantasia, ma dopo allora vi mostro i motori, comandiamo la fase A con una corrente più piccola e l'altra fase con la corrente più grande. Quindi lui, uno tira da una parte di più e uno tira meno, in base a un calcolo e a una cosa, lui si mette più da una parte e più dall'altra. Quindi noi riusciamo chiamiamo così, a imbrogliarlo rispetto a quello che è il campo magnetico predominante nord-sud, e quindi in base alle due componenti, però facendo così, una delle due componenti non è mai al valore nominale, perché una comanda di più, l'altra comanda meno. Quindi all'aumentare degli step diminuisce, non in maniera lineare, però diminuisce la coppia che io riesco a tirar fuori dal motore. No, no, lavorano in contemporanea, ma non con la stessa forza. Ok, quindi ecco, cioè, ma poi lo vediamo sullo schema dei motori passo passo. Diciamo che in questa prima fase noi scegliamo. Allora, se beh, andando a passi più piccoli è anche un po' più regolare il movimento ed è anche più silenzioso, però dipende anche a che velocità che andiamo. Perché se andiamo con dei motori con una trasmissione a cinghia, anche per un discorso di risoluzione, conviene ad aumentare il discorso degli step, no? Quindi andare a un ottavo, un sedicesimo. Se invece andiamo con una vite, che un giro è 1 mm, mentre un puleggio sono 20 mm, non ha senso andare molto su perché perdiamo in coppia, in forza. Ecco. Ma il mio blocco l'hai settato
mi sembra, io di solito, per non sbagliare, metto soltanto quello centrale che è un quarto di passo e vedo se la macchina va bene e dopo vado a un sedicesimo. Però bisogna stare attenti e chiudo leggermente il discorso che ci sono anche degli altri azionamenti che vediamo se me li mettono, che sono quelli viola. No, non sono qua, che non si basano su questo. Li vediamo sulla taratura delle correnti, su questo integrato, ma su un altro integrato, che riescono ad arrivare a un 128esimo di passo. Io non li ho mai usati con quella risoluzione lì. Di solito quella risoluzione lì si usa quando facciamo le macchine, quelle là, le Polar Graph, quelle che lavorando sulle coordinate polari in maniera diretta, diciamo un grado con 100 mm di braccio, ho già 5-6 decimi di sbalzo. Poi metto il secondo braccio con altri 100, quindi quello lì sbaglia già di un 200esimo di giro, e l'altro un altro 200esimo, sbaglia tutto. Allora, quando si lavora in coordinate polari, bisogna avere una risoluzione maggiore, allora si può sfruttare il 120, perché se noi facciamo 200 diviso 128 abbiamo migliaia di suddivisioni, sempre teoriche però, perché poi e comunque la coppia, cioè vanno bene per applicazioni lì della pennina che fa così, ma non per fare una tavola rotante o qualcosa del genere. Parliamo di gli scheletri, no? Da quarto, si lavora solo sulla coppia o solo velocità, ma ne serve velocità. Sì, no, ni. Nel senso che c'è anche un discorso di frequenza massima che Arduino può mandare fuori. Quindi se io vado tanto su quei passi, devo lavorare in frequenza e possono esserci dei disturbi e potrei perdere in ogni caso i passi. Però diciamo che un sedicesimo con questa risoluzione va bene. Comunque, quello che volevo, il messaggio che volevo passarvi, voi avete comprato la vostra scheda, vi trovate con gli azionamenti, dovete fare due cose. La prima è quella di decidere quanti passi mettere e settare questi dip switch qua. Quindi questa cosa qua. La seconda cosa è fare la taratura di questi azionamenti. Abbiamo detto che l'azionamento è diciamo, un amplificatore, gli entra dentro un segnale, un impulso da Arduino e lui lo trasforma in un segnale di corrente, anzi in due segnali di corrente sulle due fasi, ai capi del motore. Vediamo già che su questo azionamento c'è una vitina qua. Questa vite fa capo a un piccolo potenziometro che è messo collegato ai capi sempre dell'integrato. Domandina, posso? Sì. Dentro l'integrato che fa da, diciamo, aumenta la potenza, fa da amplificatore, dal segnale dell'Arduino al segnale Del del motore motore, vero e sì. proprio, quindi aumenta la potenza, eccetera. Dietro c'è un operazionale, un transistor, eccetera, eccetera, perché in base a quello si può giocare, oppure te lo danno, questo è l'input, questo è l'output, Allora, l'unico che c'è dentro. a dire la verità, non so risponderti esattamente, ma così come sono fatti, tu non puoi farci niente, Sono fatti così, perché non puoi sono fatti toccare, così, si perché lui può. è un amplificatore operazionale, quindi è di tutte le funzioni, probabilmente fa anche altre cose, forse Paolo li ha studiati meglio così. Noi sfruttiamo alcuni pin in cui uno gli diciamo qual è la direzione e il senso delle fasi, se mando avanti prima la A rispetto a B e faccio girare il motore destro, oppure se mando B rispetto ad A, quindi un pin serve dandogli un segnale oppure portandolo a ground e gli dico se è quello che gira destro o sinistro, infatti è l'impulso di direzione, dir. Poi c'è un altro che è un impulso di enable. Per evitare che il motore rimanga in coppia e l'integrato sia sempre percorso da corrente,
io posso abilitare l'integrato quando voglio io, quindi c'è l'impulso e il pin di enable. Poi c'è quello dello step, che è quello che mi dà fuori gli impulsi, quindi tre pin di sicuro sono dedicati per questa cosa qua. Ha degli altri pin quei quali gli dico i quanti impulsi, cioè se la sequenza delle fasi è a step intero, mezzo step, un quarto, di quello che abbiamo fatto adesso, e poi ci sono degli altri, poi c'è un altro impulso che non è un segnale, cioè io gli do una tensione che può variare da 0 a 3 volt, credo, a 3,3, in cui gli do una limitazione della corrente, che è la fase successiva che andremo a vedere. Quindi per quel che questo tipo di integrato, se tu compri questo cippettino qua, così ha dei condensatorini, ha delle resistenze, ha delle cose. Tu non puoi, probabilmente sì. Si potrà. Nel senso che questi passo passo devi dare delle sequenze di montaggio, sì, sostanzialmente lo puoi fare anche direttamente cioè potresti fare l'Arduino o il transistor di MOS che vanno più lontano dalle bobine. Però per questo devi avere i segnali per la bobina. Questi cippetti qua sostanzialmente te lo fanno loro. Semplificano e fanno loro, cioè nel senso la frequenza che ti interessa, loro hanno già al loro interno, secondo il quello senti, mezzo quarto, lo sfasamento, e hanno al loro interno la parte di potenza, diciamo, proposta, che è per pilotare le bobine. Diciamo che posso prendere quella, diciamo, di alzo la luce ciccia, posso vedere quello che l'è? Gli aumento l'Arduino piuttosto che, cioè, alzo, passando per l'altro amplificatore, l'input che gli arriva dall'Arduino, di modo che un motore più alto di questo. Allora, eccolo qua, no? Allora, sospendiamo il discorso di Arduino della scheda, e allora abbiamo deciso quanti. Qua entriamo un po' più nel dettaglio, diciamo che non era proprio mia intenzione addentrarmi su questo campo, perché dal punto di vista pratico, per un discorso così, per un percorso hobbistico e anche veloce, che non ci dedichiamo tante lezioni, comunque se il discorso interessa è questo qua. Allora, il cippettino è l'8224-8225, è questo qua che ha tutta questa miriade di pin che abbiamo detto, lato logica programmabile, che può essere Arduino, può essere anche qualsiasi altro microprocessore. Io gli do la direzione, che come ti ho appena detto, lo step, poi gli do lo sleep, che sarebbe l'enable, e il reset, perché essendo anche lui un microprocessore, cioè non un microprocessore, è un integrato che comunque all'interno fa delle operazioni, può restare così, c'è anche un segnale di reset, che sostanzialmente, almeno da questo schema, glielo danno in contemporanea, gli tolgono la corrente, quindi lui non butta più fuori corrente, e anche lo resetto. Dall'altro lato, chiaramente devo alimentarlo, perché Arduino gli dà soltanto l'impulso, ma non gli dà la corrente, quindi qua ho bisogno di un alimentatore, e lui in teoria supporta fino a 45 volt. Noi di solito lo alimentiamo a 12 volt, io qualche macchina l'ho alimentata a 24 volt, comunque lui qua sotto nella scheda ha già un condensatore, la scheda che abbiamo visto. Dove vanno a finire qua? Ecco, questo qua è il condensatore di cui lui ha bisogno.
Ok, è già montato sulla scheda, no? Abbiamo visto questo è già giù qua, è il condensatore. Ecco, questa è la configurazione, questo è quello che abbiamo utilizzato. Allora, questi sono quelli un po' più evoluti che hanno anche i micropassi, sono questi qua viola. Questo è quello più diffuso e tutti quanti hanno bisogno di avere un segnale che gli dica qual è la tensione massima che buttano fuori. Allora, saltiamo un po' di cose, no? Quello che ci interessa a noi è questa vitina qua o questa qua. Regolando questa, noi andiamo a dirgli qual è la corrente massima. Cosa serve la corrente massima? Non tanto per proteggere l'azionamento o l'alimentatore, ma per proteggere il motore. Perché il motore fondamentalmente lui ha una resistenza, non si autolimita come corrente, perché gli do una tensione, quindi automaticamente una corrente, e lui crea un campo magnetico, però per contro lui anche scalda, giusto? Quindi se noi andiamo oltre quella che è la sua corrente nominale, va in crisi dal punto di vista termico. Quindi noi dovremmo sapere qual è la corrente nominale del nostro motore, e andiamo a vederla poi sulle caratteristiche del motore e sulla documentazione dei motori, e ce lo prendiamo come dato. Il nostro motore supponiamo che assorbe massimo 1 ampere. I nostri azionamenti, se non gli diciamo niente, possono buttare fuori 2 ampere, quelli diciamo tipo vecchio, 2 ampere e mezzo gli altri, quindi noi andremo a surriscaldare il motore e a bruciarlo. Se andiamo a usare dei motori ancora più piccoli, il pericolo è ancora maggiore. Allora, l'integrato butta fuori la corrente massima in base a un segnale in tensione che noi gli diamo. Quindi lui preleva una tensione di riferimento, supponiamo di 3 volt, che se la prende dentro da qualche parte, la fa passare tramite questo potenziometro e la porta ai capi del pin delegato a ricevere questa informazione. Quindi noi dobbiamo controllare questa tensione. Per far questo abbiamo bisogno di un tester. Noi andiamo a misurare la tensione che c'è tra la massa e la vitina del potenziometro. Quindi sono due operazioni che non possiamo, almeno con i mezzi diciamo hobbistici che abbiamo noi, fare in contemporanea, dobbiamo andare per tentativi. Dobbiamo prendere il tester e puntarlo sulla vite, sul centro della vite e sul pin di massa, che è questo qua. Allora, che poi cambia? Sì, allora bisogna anche stare attenti perché... Senza corrente? No, senza corrente. Con la misura la devi fare con la scheda alimentata. La regolazione col cacciavitino che vediamo adesso devi farlo con la scheda scollegata oppure con un cacciavitino di plastica o di ceramica. Se no, si brucia tutto. Bisogna stare attenti perché siccome quando noi andiamo a inserire gli azionamenti sulla scheda, io posso inserirli in un modo oppure anche nel modo al contrario. Però se li metto nel modo sbagliato, li brucio. Allora, di solito nella scheda, siccome sono tutte scritte piccole, eccetera, non sono scritte e riportate tutte queste cose qua, ma c'è soltanto enable, di solito, sulla scheda
che abbiamo visto prima, se lì c'è. Quindi noi dobbiamo vedere sull'integrato nostro dove è scritto enable e andarlo a posizionare dal lato giusto. Perché la vitina di regolazione su questi qua è dal lato del ground, ok? E l'enable è messo sopra. Su questi qua invece la vite è messa qua ed è dal lato dell'enable. Quindi se noi abbiamo un azionamento di quelli verdi e abbiamo fatto tutti i ragionamenti su questo qua, dopo ce ne arriva uno di viola perché si è bruciato, lo cambiamo e facciamo come riferimento la vite, cosa che è capitato, allora di solito i manuali si leggono quando le cose non funzionano, quando abbiamo bruciato la cosa, giusto? Ecco, no? E quindi siamo... Questo vi permette di, costano anche poco, però magari domenica sera è l'ultimo che avete, eccetera, eccetera, gira altamente le scatole. Allora, sì, va bene. Ecco. Allora, noi dobbiamo sapere che azionamento abbiamo a che fare e che motore abbiamo a che fare. Il motore, supponiamo, e cosa andare a leggere. Allora dobbiamo andare con il tester a leggere la tensione che c'è tra la vite del potenziometro e la massa. Continuo a ripetere la stessa cosa, no? Allora, in base al tipo di azionamento che abbiamo, c'è una piccola formula che dobbiamo andare a... Allora, questa abbiamo visto come si misura, dopo che ormai ve lo leggete. Allora, eccola qua, la formuletta magica. La corrente che noi andiamo sugli azionamenti, noi facciamo su questo, che è quello che usiamo, sono gli azionamenti verdi, se no non finiamo più. La corrente che butta fuori l'azionamento è uguale alla velocità di riferimento moltiplicata per 2,5. Noi dobbiamo fare il discorso inverso. Noi sappiamo che il nostro motore può sopportare una corrente di 1,7 A. Quindi i volt che noi dobbiamo andare a leggere, cioè che dobbiamo tarare il nostro azionamento, dobbiamo usare la formula inversa, quindi la velocità di riferimento è qua, è uguale alla corrente diviso 2,5, è la stessa formula. Quindi 1,7 A diviso 1,5, che è la costante, fa 0,68 volt. Adesso questi qua dicono a questo punto abbiamo di circa 0,3 per sicurezza, questo qua è un discorso che non condivido, perché dipende dall'applicazione, se io posso farlo lavorare a 1,7, se io metto 0,3 va a 0,8, metà della corrente, e quindi non posso sfruttare appieno le possibilità della macchina. Poi, magari invece di 0,68 facciamo 0,5, per sicurezza. Allora, io non ho fatto grandi misure, però intanto il potenziometro basta che lo tocchi, probabilmente anche la resistenza di contatto va così. Poi ho visto motori uguali con driver in teoria tarati alla stessa corrente, un motore scalda e l'altro motore non scalda. Lì subentra tutta una serie di cineserie, la qualità dell'integrato, la qualità del potenziometro che hai messo, la qualità del motore, eccetera, eccetera, quindi non facciamo i calcoli da farmacisti su sta roba qua. Essere sicuri, siccome di default ti arrivano come vogliono, le due cose, il messaggio che volevo passarvi è quello, state attenti, mettete i dip switch, perché poi vedremo il discorso sulla taratura della macchina, per fargli fare 10 mm, che siano 10 e non 100, e sulla corrente per non bruciare i motori. Quindi queste sono le due cose importanti. Qua, questa è una guida, insomma, è abbastanza semplice, però bisogna avere il tester e andare a metterci le mani. Gli altri, quelli viola, per la cronaca, hanno, siccome sono costruiti in maniera diversa, il numeretto magico invece che 2,5 è 2. Quindi qua si fa, se la corrente che voglio è di 1,7, diviso 2, avremo 0,6.
Ecco, vabbè, questo lo dicono anche loro, si vede che anche loro ci hanno sbattuto il naso, che se sostituite questi con gli altri, hanno il coso dal lato opposto, quindi si vede che non sono stato l'unico che si è ascoltato. Ecco, questo diciamo, non perderei altro tempo su questa cosa. Allora, siamo arrivati qua e abbiamo montato, ecco, anche qua dicono state attenti all'orientazione per non distruggere gli azionamenti. Ecco, non so se qua si vede, comunque qua sotto è scritto enable. Eccolo qua, enable, vedete, c'è riportato soltanto, è l'unico riferimento che abbiamo per montarli. Allora, se siamo sopravvissuti fin qua, allora, visto anche che abbiamo fatto tardi, leader lo facciamo la prossima volta assieme ai programmi di interfaccia. Andiamo avanti allora con la configurazione, della scheda. Allora saltiamo questa parte che è come caricare GRBL su Arduino. Ok? Cioè, ve lo spiego in maniera teorica, ma non ve lo faccio vedere nella pratica. Allora si scarica e praticamente bisogna installare, è come se fosse una libreria, quindi bisogna andare a scoprire, che non sempre è facile, dove mettere le librerie Arduino, perché Arduino sotto Linux ha le librerie sue, quelle di default, imboscate da qualche parte, mentre quelle che noi andiamo ad aggiungere successivamente le mettiamo su una cartella user. Se lui si trova, siccome è appunto una libreria, io faccio includi questa libreria, lui di sua spontanea volontà va a prendersi la libreria di default del sistema. Quindi tutte le modifiche che noi andiamo a fare su quello che pensiamo sia il nostro firmware, in realtà, cioè, noi le facciamo, però lui ignora questo percorso e va a prendersi il firmware originario. Quindi abbiamo due possibilità, o cancellare, se per caso se l'ha già scaricato, quello originale dalla directory sua, di default, e lavorare soltanto sulla nostra. Oppure fare il contrario, andare a sostituire quello che c'è di default col nostro. Ecco, quindi questo qua poi ognuno lo vede. Quello che converrebbe fare come prassi è per evitare di scaricare Arduini dei repository, cioè fare l'installazione automatica, come scaricarsi i file e installarlo sotto la directory OPT, praticamente dove si installano i programmi, diciamo, personalizzati, altrimenti lui lo mette in user share e le librerie sparpagli in giro. Sotto PT si fa Arduino, poi c'è library, se due sono quelli di default. Quando si installa in questa maniera qua, lui automaticamente in home, nella propria home, fa un create libraries che è vuota e lì si mettono quelle personalizzate. Per cui si toglie quello che dà fastidio, tipo il GRBL che c'è lì di default, se c'è, e si mette proprio quello che hai scaricato, non in OPT, ma conviene metterla nella home libraries che si crea libero, almeno si sa che da una parte c'è tutta la roba originale, dall'altra quello che io faccio. Eccolo qua. Quello che vi avevo anticipato, che in realtà lo sketch di Arduino, che GRBL upload, ha tutti quanti i commenti che ci dicono la storia di chi l'ha fatto, perché, per cosa, per come, e ha un'unica istruzione. Includi GRBLH. Basta. Quando noi l'abbiamo caricato e andiamo col serial monitor, col monitor seriale del IDE di Arduino, oppure anche quando accediamo con un pannello di controllo normale, lui quando si avvia ci restituisce la versione
del firmware che c'è. E ci dà già anche un'imbeccata e dice: se tu mi vuoi sapere qualcosa, scrivimi dollaro, e ti dà una serie di informazioni su come su dollaro, sì, come punto di domanda, ed è il discorso per il settaggio. Andiamo avanti un po' velocemente. Chiaramente mancano i motori, perché abbiamo raccontato tutta quanta la bella storia, azionamenti eccetera eccetera, poi bisogna collegare anche i motori. I motori non sempre vengono forniti con il connettore, che va bene, e quindi una delle abilità che deve sviluppare il maker è quello di crimpare i connettori, dargli una goccetta di stagno per sicurezza, oppure avere qualche amico che ha già perso le serate e che, per dimostrare la sua abilità, vi mette a disposizione le sue capacità e vi fa questa cosa. Sembra una cosa banale, ma diciamo molti si bloccano così perché gli erano i pezzi, poi non hanno. Poi, per avere questi, che chiaramente non si trovano al supermercato, bisogna ordinarne 200, e quindi uno gli serve uno. Beh, io basta, ho già dato, perché piuttosto di fare un cavetto butto via tutto, insomma. È la cosa che più... no, comunque. E altri 199, perché ne ho usato uno. No, sto finendo comunque, perché ho... Ecco. Comunque, le cose fondamentali ve le ho dette. Quindi a questo punto noi abbiamo sulla nostra scrivania tre motori collegati ad Arduino, l'azionamento eccetera eccetera, e dobbiamo vedere, che allora stasera faccio altri 5 minuti, dopodiché siamo arrivati a questo punto. Dobbiamo far muovere gli assi e tararli. Per far questo abbiamo bisogno di un'interfaccia, di un pannello operatore, e qua ce ne sono vari pannelli. Allora, di solito sono anche abbastanza aperti e personalizzabili, funzionano quasi tutti bene, alcuni sono più facili da usare, meno facili, e fanno in modo che noi, trovandoci davanti al computer, sembra di essere davanti a una macchina a controllo numerico di quelle industriali, dove abbiamo tutti quanti i pulsantini, possiamo muovere l'asse X, l'asse Y, caricare i programmi, lanciarli e farli. Ecco. Io avrei finito per questa sera, per questa parte, e lascerei le dimostrazioni a chi vuol farle. Abbiamo la nostra schedina, abbiamo inserito i driver, abbiamo collegato i motori, abbiamo già caricato con l'ID di Arduino il software, ci siamo procurati l'interfaccia G-Code, che nel nostro caso ho preso un G-Code Sender, Universal G-Code Sender, e adesso proviamo a vedere di iniziare a muovere un po' il motore per capire come ci si diventa. Abbiamo il gioco che permette di far muovere Arno. Si è fatto distruggere. Sì.
accettato, mettiamo un aperto tasto, oppure di lanciare le righe di comando tipo G-code, quindi aperto un ricordo dopo che sta anche storto. Dunque la prima cosa che ho trovato è che mettendoli dentro, schiacciando il dispositivo da Y negativo e tutte le variabili possibili immaginate, sono con un po' di attenzione, anche scritti motori, si riesce a trovare qual è la posizione corretta per farli muovere secondo il programma. Passo indietro. Questa meccanica qua, per come è strutturata, è la core XY. Dunque bisogna andare a modificare nel software che viene caricato su Arduino, comunicargli che effettivamente lui dovrà interpretare i movimenti come core XY. E dunque, quando io muovo X, non devo far muovere solo un motore che è sull'asse X, cioè se fosse una macchina con gli assi X, Y, no, uno muove il motore dell'X e uno muove il motore dell'Y. Il core X, Y, no, questi due movimenti, visto il giro di consiglie che vengono fatte, girano in maniera diversa, nel senso che X devo far girare i motori contemporaneamente in maniera concorda o discorda per fare l'X o con l'Y. E dunque questo bisogna dirglielo quando si carica il firmware sull'Arduino. Una volta fatto questo, l'Arduino sa come gestire i segnali che vengono dati, dunque da un punto di vista di interfaccia utente la faccenda non ha nessuna importanza. La cosa interessante da fare sono ovviamente quelle di andare a cercare i settaggi che danno i parametri della macchina in termini di velocità, posizionamento, passi e altro. Questi settaggi sono ovviamente all'interno del software che è caricato su Arduino, però la nostra interfaccina, nel nostro caso l'universal G-code sender, ha la possibilità di andare a interrogare i parametri che ci sono sull'Arduino, modificarli e ricaricarli sull'Arduino. Alternativamente si potrebbe andare dalla riga di comando dell'Arduino e andare a modificarli. Ovviamente questo è più semplice, perché insomma si può fare molto più velocemente e con pazienza. I parametri quali sono? Beh, io adesso ne ho imparati sostanzialmente 4-5 che mi servivano, che sono. Intanto la prima cosa è settare quanti step giro fa, nel senso che questi motori fanno partono dai 200 passi giro, li sto comandando a un quarto passo giro, dunque fanno, per fare un giro faccio 800, devo dare 800 impulsi. 800 impulsi, faccio un giro, facendo un giro cosa faccio? Beh, faccio fare 20, siccome le pulizie che sono
20-20 e sto facendo fare 20, sto passando 20-20. La cinghia ha un passo di un millimetro, dunque un giro sono 40 minuti. A rovescio viene fuori che io per fare ogni millimetro sono 20 passi, cioè 20 impulsi. Questa cosa deve essere settata sugli sul petto, dovrebbe essere da qualche parte. Un passo del motore, cioè il minimo che mi fa mettere. E qua ritorniamo a quanto io vado a suddividere il passo, cioè più il microstepping è spinto, più ovviamente posso andare a ridurre la mia dimensione lineare per passo. Però ovviamente facendo così ho le due limitazioni che diceva prima Roberto, che sono sulla coppia, perché più vado sul microstepping più le coppie diventano deboli rispetto a quelle nominali, ci sono delle curve nelle caratteristiche dei motori, e anche nel limite della velocità, perché ovviamente la velocità che cos'è? Quanti passi do, quanti impulsi do per secondo. E facendo così io, se ho un microstepping molto, molto spinto, devo andare a frequenze molto elevate per dopo tradurli in piccole velocità qua. E qua c'è l'altro problema, che queste sono motori, sono induttanze, dunque il problema di andare a generare altre frequenze, cioè andare a pilotare con altre frequenze, fa sì che i motori si scaldino di più, i driver cominciano a soffrire, dunque è un, già trovare un po' un giro, la quadra della faccenda. Qua tutto sommato, per quello che volevo vedere un attimo come funzionava, il quarto di passo mi pareva abbastanza carino. Sono anche più silenziosi, perché col passo intero il motore si ferma davanti alle corse popolari in maniera più violenta, dunque si hanno delle vibrazioni più vistose. Ecco una cosa che ho scoperto, che è molto meglio usare i dadi autobloccanti, perché questi dopo 10 volte cominciano a perdere, si spargono da soli. Dunque quella è il primo settaggio, che sono qua Fixed Trailer Resolution, che ho messo a 20, che è 800 divisi 40, che sono 20 e 20 perché lui ragiona come fossero due alberi indipendenti, cioè invece di fatto devo far girare i motori in questa configurazione al stesso modo, la risoluzione di uno e la risoluzione di uno. Poi un'altra cosa che avevo, che così a tentativi avevo settato, era la massima velocità di spostamento dei carrelli, dunque la massima velocità a cui vado a far girare su sotto. Ci sono altre cose che devo ancora settare, mettere un po' a posto, che sono le accelerazioni, accelerazione e decelerazione, perché ovviamente passo passo, qual è uno dei problemi, è che non avendo una retroazione io devo, mi fido che faccia il passo, però per far questo c'è tutta la meccanica che deve venire dietro. Dunque quando io passo da fermo a una certa velocità posso dare l'impulso e sperare che il motore mi venga dietro. Do l'impulso, il motore meccanicamente con la sua inerzia non ce la fa, perdo il passo, cioè l'elettronica continua a dargli la sequenza successiva, lui è tornato indietro, cioè lui è rimasto indietro, dunque si trova tutto sgranato. Ecco perché avevano dato questa rampa di accelerazione, che praticamente vuol dire la sequenza degli impulsi che do al motore non è la velocità massima, ma è una progressione di impulsi sempre più veloci, in modo da farlo
fare in modo che non perda. Che non perda il passo, cioè accelerato, un po' che riesca a mantenere. Queste curve li trovo sugli altri. Queste curve in teoria le trovo sugli altri, in teoria si vanno un po'. Infatti io qua l'ho provato un po' così a tentoni, perché alcune cose non devo ancora capire su quali sono i parametri, cosa significano, le nostre spalle, che valori dare, anche perché ovviamente ci sono dei valori del fondo che non ho la più pallida idea di se sono tanti, se sono pochi. Qua ad esempio su dollaro 101 e dollaro 102, che sono le due risoluzioni degli assi, in partenza c'era 2000, se la voglio domani 20, bisogna mettersi. Dopodiché va niente, il giochino finisce qua, nel senso che non so più cosa farne stamattina, se questo lo io mi sono divertito su questo. No, allora una volta visto che funziona, diciamo che il primo passo dopo averla montata ci si mette un paio d'ore a montare sto trabicolo, era capire come funzionava, mettere a posto i motori in modo che si muovessero dove dovevano, nella corretta posizione, e facciamo un esempio. Ecco, ho scoperto che per fare le prime prove è meglio portarlo a metà, così o a destra o a sinistra, da qualche parte va sempre, e magari non viene più. Allora, se faccio X più, vedi, questa è la cosa, ma X più non fa male, salchetta. Allora, andiamo a vedere, intendevo di fare X più, e qua ci sono tutte le possibili combinazioni, dunque X più va Y meno, oppure X meno. Quindi bisogna agire sul calcolatore e girarli. Quindi bisogna metterli giusti, girarli giusti, nel senso di far sì che l'X e Y, allora io ho scoperto, questo lo chiamo, è quello che viene pilotato da X, X su asse X, questo è quello che viene pilotato dall'Y, e siccome il moto il giro dipende se lo metto dentro storto, questa è la configurazione che nel mio cablaggio. Comunque dopo sono un analitico, si mette lì a fare tutti i ragionamenti di se X più devono girare, come si fa un X più. Allora l'X più girano tutti per dentro, X meno girano tutti per dentro. Se girano invece così vado di sopra, e se giro così va, se un cono ce l'ha. Sì, infatti una delle prime cose è che si diceva di dove viene messa la libreria, perché ovviamente io non leggendo mai le funzioni prima, andavo continuamente a mettere a posto il file che non era quello letto, dunque la settavo il core XY, ma si caricava il default del core che è un X e Y. E dunque cosa succede? Che tu dici fai X più, lui muove solo l'asse X e dunque questo si muove così. E viceversa, se gli dicevo va su Y o meno, lui girava solo il motore Y e dunque mi andava in diagonale. Quindi il trucchetto è stato? Quindi il trucchetto, cancellare le funzioni. Io sostanzialmente ho rinominato la vecchia libreria di RBL con un
che è posizione preso tutto il pacchetto GRBL messo al suo posto, e allora lì importa libreria. Sì, sì, dopo è sempre l'importa libreria. Però ad esempio le librerie mie sono sotto Home Giuseppe Arduino Dario. Io ho messo qua, questa è la GRBL, quella scaricata. Mentre quella che c'era prima era un'altra GRBL, probabilmente l'ho scaricata io a uno degli N.000 tentativi, perché di fatto quello che il pacchetto che si scarica, carica tutta questa serie di documenti, di fatto questa è la libreria che bisogna inserire, poi non si fa che caricare sull'IDE di Arduino questo grbl upload.ini che sostanzialmente va a caricarsi in libreria. Fatto questo, IDE di Arduino e poi la modifica di la modifica, commentare. Allora la modifica viene fatta su questo, lo togliamo su e sul, ma si fa dall'IDE di Arduino, no, allora la libreria è appunto la GRBL, GRBL la prima è config h, a un certo punto, perché siamo alla riga 100, diciamo che il video è un po' più basso. Allora, questa qua, allora, per fare fuori di Y bisogna togliere questo commento, decommentarlo, si salva e finisce. Infatti sulla libreria, quella che abbiamo messo, che ho caricato, che è appunto questa GRBL, andiamo in config XY, salva, documentato, e invece una volta che si carica, lui sa che andrà a pilotare una meccanica che è questa, cinematica. E diciamo che qua finisce un po' il primo step di riuscire a comunicare dal pannello alla meccanica vera e propria, di riuscire a pilotarlo in teoria come dovrebbe essere pilotato. Poi dopo sto vedendo cosa farne. In più in questo oggetto qua, che lo vedremo sicuramente nelle prossime volte, sia per capire come si, intanto quali sono le funzioni e come si gestisce un attimo, e poi caricare un file G-code prodotto con qualche altro strumento, tipo Escape o quant'altro, caricarsi il file di G-code e lanciarlo sulla meccanica. Adesso le prossime cose è capire un attimo queste velocità, queste accelerazioni, per riuscire a ottimizzare. Ok, penso possiamo fare. Grazie mille. Grazie.